L'8 settembre 1902, le richieste di numerosi contadini che vivono nelle situazioni più drammatiche e che chiedono migliori condizioni provocano uno scontro con le forze dell'ordine, che causa 8 morti e 20 feriti, tutti lavoratori e popolani, fra i quali una donna. La notizia viene riportata in tutta Italia sui principali giornali. I fatti avvenuti sono ampiamente narrati nel libro di Michele Pistillo, L'eccidio di Candela, pubblicato nel 1974, e in quello di Pasquale Castellano, Candela 1902, pubblicato nel 1988. Molte le iniziative in occasione del primo centenario. Fra le tante, la pubblicazione di cartoline con annullo filatelico. E la realizzazione di un monumento a perenne ricordo dei martiri dell'eccidio ad opera dello scultore Cosimo Tiso.